Leggiamo insieme l'intervista che Gian Yaman ha rilasciato a Chi, in edicola nel numero del 14 ottobre 2020. L'intervista si apre con una domanda che parla della difficoltà che incontra Gian a rimanere con i piedi per terra, sapendo che fuori dal suo hotel, in qualsiasi città va, incontra centinaia di fan che sono addirittura in grado di paralizzare letteralmente la città. Gian risponde che fa il possibile per rimanere con i piedi per terra. Le fan sono la sua gioia e la cosa che lo rende davvero contento è che le fan sanno che lui non è solo famoso, ma hanno capito che dietro c'è molto altro. L'intervistatore incalza e chiede: vale a dire, cos'altro c'è dietro? Gian risponde: la mia essenza, il lato umano, l'empatia. Gian crede infatti che alla base del suo talento, oltre al suo talento, ci sia anche la comunicazione che con le fan non manca davvero mai. L'intervistatore chiede quindi: si dice che il successo in qualche modo amplifichi le paure. Gian risponde: le sembrerà strano, ma non è un sentimento che conosco da vicino, anche perché negli anni ho trasformato tutte le mie paure in vere e proprie sfide. A questo punto le viene chiesto: qual è la più grande della sfida che hai affrontato? Gian risponde che la sfida più grande è quando ho scelto di frequentare il liceo italiano a Istanbul, una scuola molto prestigiosa che avrei dovuto abbandonare quando la situazione finanziaria della mia famiglia iniziò a precipitare. Aggiunge poi: ancora oggi ricordo la frase che mi disse mia madre: Gian, studia l'italiano più che puoi, che finito quest'anno torneremo in una scuola pubblica. Da lì, da quella frase, sono andato avanti. Solo con le mie forze, conquistando anno dopo anno le borse di studio che mi hanno permesso di raggiungere la media più alta mai ottenuta da uno studente in quell'istituto. A questo punto, dopo questa bellissima dichiarazione, l'intervistatore chiede: Gian, come venivi percepito dai compagni di classe? Ovviamente Gian risponde: come un secchione, ma fortunatamente non sono stato mai vittima di bullismo. Sarà che sono sempre stato molto sicuro di me. La prossima domanda invece riguarda il successo. L'intervistatore chiede: quando hai capito che la tua vita stava cambiando? Gian risponde: non l'ho mai capito, anche perché la mia esistenza è sempre stata diversa da quella degli altri. Quando ho iniziato a fare l'attore avevo già vissuto tante vite, un anno negli Stati Uniti, una laurea in giurisprudenza e diverso tempo passato nei tribunali. Vi ricordiamo infatti che Gian ha studiato giurisprudenza e la sua strada sembrava essere proprio quella dell'avvocatura. Tuttavia, dopo essere stato un po' nei tribunali, ha capito che doveva seguire la sua vera vocazione. La prossima domanda infatti riguarda proprio questo argomento. Da dove nasce questa passione per la legge? Gian risponde: mio padre mi ha estradato, ma alla base c'è sempre stato un profondo senso di giustizia. Parlare del padre dà l'aggancio all'intervistatore per chiedere a Gian della sua famiglia. La prossima domanda infatti parla di una foto che qualche mese fa Gian ha condiviso sui social, una foto in cui Gian è assieme a sua madre. Gian commenta in questo modo: abbiamo scattato quella foto in occasione della mia partenza per il servizio militare in Turchia. Vi ricordiamo infatti che Gian, proprio all'inizio del 2020, ha dovuto svolgere il servizio di leva obbligatorio. Aggiunge quindi: un'esperienza breve, ma molto intensa. Lì, in quell'occasione, ho avuto l'opportunità di guardarmi dentro e di riflettere su quello che sono e su quello che sono stato. Continuano quindi le domande sull'infanzia e sulla giovinezza di Gian. L'intervistatore chiede che tipo di bambino Gian Yaman sia stato. Lui risponde: un bambino sereno e responsabile. Racconta di venire infatti da una famiglia non benestante ma piena di valori. Aggiunge: abbiamo conosciuto alti e bassi nella nostra vita e quel poco che avevamo rappresenta ancora oggi la mia felicità. L'intervistatore quindi chiede: il fatto che i suoi genitori siano divorziati non ha mai influito sulla sua visione dell'amore? Gian risponde in modo molto sereno: no, anche perché entrambi non mi hanno fatto mai mancare l'affetto, pur non avendo nessun ricordo di loro assieme. Ad oggi sono ancora amici, nonostante il sentimento sia finito molto tempo fa. Chissà perché si pensa sempre che i figli dei genitori divorziati siano più malinconici degli altri.
Gian con questa risposta ha sfatato uno dei tanti miti della nostra società, ovvero che i figli divorziati siano assolutamente più tristi o più infelici degli altri. A questo punto l'intervistatore chiede: da bambino cosa sognava Gian Yaman? Lui risponde che sognava di diventare un campione di basket, ma è un classico: sogni una cosa e poi la vita ti porta da tutt'altra parte. A questo punto arriva una domanda molto personale. A 30 anni si smette di sognare, Gian? Lui risponde in modo inaspettato e dice: nel mio caso, sì. Dalle mie parti c'è un detto che dice: se vuoi far ridere Dio, mettiti a fare dei piani per il futuro. A proposito di futuro, Gian, l'8 novembre sarà il suo compleanno, incalza l'intervistatore. Lui risponde: io non so ancora cosa fare. Crescendo ho imparato a vivere la vita alla giornata. Spesso mi chiedono se mi sposerò e se farò un figlio. Mi piacerebbe, è ovvio, ma non è un qualcosa che posso né voglio prevedere. Detesto, sia nella vita sia nel lavoro, chi cerca di mettermi ansia e di portarmi su una strada ancor prima di percorrerla. Una risposta veramente interessante di Gian, che dimostra il suo carattere fermo e la sua voglia di vivere la vita per come viene. Arriviamo quindi alle domande sul suo privato. L'intervistatore chiede: della sua vita privata si sa molto poco, si dice che abbia una relazione segreta. Gian risponde in modo molto fermo: guardi, di questo proprio non voglio parlare perché solo all'idea mi viene il mal di testa, e comincia a ridere. A questo punto la domanda è: ha a che fare con la sua cultura tutta questa riservatezza? Gian risponde: in parte, ed è per questo che non ho voglia di condividere tutti gli aspetti più privati della mia vita. Questa voglia di riservatezza di Gian viene confermata dalla risposta alla domanda successiva. L'intervistatore infatti gli ricorda che su Instagram ha quasi 8 milioni di follower, però non pubblica molto. Gian infatti risponde: sto cercando di condividere il più possibile, ma non vivo di certo la mia vita come un reality show. L'intervistatore del giornale Chi a questo punto cerca di provocare una risposta in Gian per scoprire qualcosa del suo privato e dice: pochi giorni fa hai condiviso sui social una frase sibillina che recitava così: avremmo potuto fiorire magnificamente, ma la terra non era quella giusta. Gian giustifica la frase dicendo: è una frase poetica che ha più chiavi di lettura e che ognuno può interpretare come vuole, ma io manterrò il segreto. E anche qui ride. A questo punto l'intervistatore prova a chiedere: le sue sostenitrici hanno attribuito questa frase alla chiusura della serie By Alice, che come vi ricordiamo è stata cancellata nonostante gli ascolti abbastanza buoni. E l'intervistatore chiede a Gian: ci dica una volta per tutte perché è stata cancellata. Gian risponde: lo chieda ai grandi capi. Se dessi la mia risposta correrei il rischio di dire la cosa meno opportuna. Mi dispiace perché in questa serie ho interpretato un personaggio che mi ha permesso di esprimermi liberamente senza essere schiacciato dalla sceneggiatura. L'intervistatore infatti aggiunge che in Italia è facile che gli attori rimangano intrappolati in qualche ruolo che interpretano. Gian risponde che anche in Turchia è così, ma che lui non ha fretta perché sa che prima o poi potrà esprimersi in altri ruoli. A questo punto la domanda su Ferzan Özpetek. L'intervistatore chiede del pranzo con cui è stato fotografato. Gian risponde: è stato un incontro fantastico, dopo tanti messaggi ci siamo incontrati in pieno centro a Roma, abbiamo voglia di fare qualcosa di forte e mai visto prima, mi piace il suo modo di lavorare e mi entusiasma questo scambio di energie. Questa dichiarazione di Gian ci fa davvero ben sperare affinché vedremo presto un progetto di lui e Ferzan sul grande schermo. La prossima domanda invece riguarda i colleghi. L'intervistatore chiede se sente più l'appoggio o il dissenso. Gian risponde: sarei ipocrita se non le dicessi che sono gelosissimi, ma ormai sono abituato. C'è una rivalità inenarrabile, ma davanti a certe situazioni le migliori armi sono due: pazienza e sorrisi. Quando si ha successo c'è sempre chi è pronto a screditarti. L'intervistatore insiste chiedendo se lo stereotipo della bellezza è al primo posto tra le cose che vengono invidiate a Gian. Lui risponde che è un classico, se fosse nato brutto magari gli sarebbe stato riconosciuto il talento. La prossima domanda ci svela qualcosa in più di Gian. Infatti sembra che Gian abbia chiesto di non ritoccare in alcun modo le foto scattate per Chi. L'intervistatore chiede: già che hai fatto questa richiesta,
deve piacerti molto per chiedere proprio di non ritoccare nessuna foto. Gian risponde, se non fossero gli altri a parlarmi della mia bellezza, nemmeno me ne ricorderei. Anche perché non passo di certo il tempo a guardarmi allo specchio. Aggiunge poi, ma una cosa è certa, non mi considero così bello come mi vedono gli altri. La mia vita ruota attorno all'impegno e non di certo alla superficialità. Anche in questa domanda Gian risponde di essere davvero una persona con dei valori. A questo punto l'intervistatore chiede, se lei è il sex symbol maschile per eccellenza, chi è la sua controparte? Gian risponde in modo molto vago, non saprei, io amo Monica Bellucci. Poi potrei dirle Penelope Cruz, la Jolie. L'intervistatore incalza, e io che pensavo che citasse una sua famosa collega turca, cercando di strappare il nome di Demet. Gian risponde a quest'ultima domanda in modo molto fermo e dice «Non potrei mai». Sa, dare del sex symbol a una donna nella nostra cultura sarebbe una vera e propria offesa e lungi da me mancare di rispetto a qualcuna. Le donne sono tutte speciali. Con questa domanda si conclude la lunga intervista che potete trovare nel numero di Chi in Edicola il 14 ottobre. Spero vi sia piaciuto, lasciateci nei commenti tutte le vostre impressioni sulle numerosissime domande che sono state rivolte a Gian.